Il sindaco Franco Alfieri e l'assessore alle politiche per l'identità culturale Francesco Crispino, nell'ambito della continuazione alla stagione artistico-culturale 2015, promuovono l'esposizione pittorica dell'artista norvegese Per Engeset, che è stata inaugurata al Palazzo Civico delle Arti lo scorso sabato 17 ottobre. La mostra, denominata Viaggio nella luce dell'anima, dal sole di mezzanotte ai tramonti mediterranei, vedrà in esposizione 34 opere pittoriche e sarà visitabile fino al 31 ottobre, con orario dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle ore 20. So che già intercorrono da anni rapporti culturali, stretti rapporti culturali con il professore Ianni, e mi auguro che questa possa essere anche l'occasione, l'inizio di un proficuo scambio culturale subito da una nobile famiglia del Cilento, la famiglia Cirota, a cavallo tra il 1800 e il 1900, quale sede estiva, sede di vacanze di questa famiglia. Le sue figure che dialogano attraverso i suoi vicoli dipinti, attraverso i suoi paesaggi, le figure, l'espressività, riesce a cogliere questi momenti meravigliosi, quindi momenti di arte veramente di notevole spessore. E la mostra si divide, diciamo, ci sono delle opere che fanno parte di uno studio fatto in Norvegia ed altre che raccontano un po' la poesia del nostro territorio, i personaggi del nostro territorio. Perché, ad esempio, per loro l'amicizia è una cosa veramente importante. Queste persone conservano dei ricordi meravigliosi e stabiliscono dei rapporti con le persone eccezionali, credono fondamentalmente nelle amicizie e riescono ad interrelazionarsi in un modo stupefacente. E questo nella sua arte praticamente viene fuori. Pir ha fatto la professione di architetto per molti anni in Norvegia, ma soprattutto ha diretto per un lungo periodo l'ufficio tecnico della sua città, un ufficio di grosse dimensioni, con molte unità operative intorno a lui, ed è stato encomiato per questo, per la sua rettitudine, insomma, è una persona eccezionale da questo punto di vista. Ma ritornando dove si era partito, ecco, come architetto ha questa mano facile nel disegno. Lui è un cacciatore di torri, di monumenti, di vicoli, di strade, di architettura. Coglie così la luce su ogni cosa e la trasporta e la trasforma in un modo encomiabile. Ha detto di sì, instantaneamente. Era fantastico. Arrivavamo in questo palazzo bellissimo. Con queste sale, le tre sale con le opere, con grande grazie dal mio cuore al comune Francesco. Siamo noi che ringraziamo. Grazie. E il comune Giuseppe ha spiegato molto bene la mia pittura e il mio viaggio in Italia, in Cilento, e non voglio dire di più di questa cosa. Invece per me è importante oggi di farlo ringraziare tutti che mi aiuto. Il rapporto tra nostra famiglia, nostri amici e la gente di Cilento è che fa grande parte della nostra vita, è molto importante. Sono molto felice che voi siete venuti stasera.